Ok, adesso ci stiamo avviando verso la cabottina. Siamo andati a vedere la chiesa di Santa Caterina. Qua la chiesa è come i cani, caga un po' dappertutto, ci sono santuari un po' dappertutto, Dumaroni. Io sono talmente stronza che ho una croce attaccata a un fiore, ho detto vi perdono per averci bruciate. Sono andata. Adesso ci dirigiamo verso la cabotina, che in teoria è la casa delle streghe. Non vi preoccupate se sentite fare. Non è Milena, abbiamo dei signori dietro di noi coi cani. Cabotina giù. Via. Oh, se lo sapevamo io e la Brady volevamo portare gli scarponi, perché qua c'è da scarpinare. Meno male che ho cambiato le scarpe in macchina prima di scendere, volevo venire in infradito, a posto ero. Se arrivo in fondo alle scalinate vedete tutto, se no mi ammazzo. Workout, ecco la cabotina. E siccome io mi sono già informata, questo qua adesso io ve lo faccio vedere perché io so già tutto, ho guardato tutto dopo che la Nives me l'ha detto. In teoria è la piazzetta dove le streghine facevano i balli. Qua così, guardate là. Dateci un affreschino. Qua è la terrazza dove dicono che le streghe facessero i loro balli, i loro riti. Poi c'è anche roba sotto, cos'è? Il savon della cabotina, cos'è? Là? Boh, adesso andiamo a vedere la cabotina. Poi. Aspettate, non si capisce più niente. È un sali e scendi, un scendi e sali. No, c'è la cabotina qua. Sì, ho capito, ma c'è una cosa qua. Eccoci! Questo l'avevo visto in un video. Vedete? Qua ci sono tutte le spiegazioni. Qua c'è la streghetta. Con la sua scopa. È vero che i piedini sembrano realistici, eh? E magari sotto c'è uno scheletro. E adesso poi c'è da andare sotto. E ci vediamo frappè. Tanto vado fino lì col cazzo, come lo faccio? Qui abbiamo il sentiero delle streghe. Mamma che paura, oh. Sentite quanti rumori, si chiamano uccellini, gli animali selvatici. Ok, stiamo risalendo. Siamo andati alla bottega della terracotta. Adesso siamo in procinto di avere un infarto. Ah, ce la possiamo fare. Cagiadi, fa caldo Antonio, fa caldo. Adesso ci perdiamo quasi sicuro.